Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video scoprirai i pro e i contro del possedere una razza come quella del Cocker Spaniel inglese, così da poterlo valutare bene prima di poterne adottare uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Cocker Spaniel inglese, detto semplicemente Cocker Spaniel, è sicuramente un cane dall'aspetto elegante ed aristocratico, molto apprezzato in tutto il mondo. Si tratta di una razza molto attiva, solare, intelligente e propensa al lavoro, infatti viene utilizzata da anni per la caccia ai tartufi grazie al suo fiuto eccezionale. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Cocker Spaniel cosa sapere, che ti invitiamo a recuperare. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Il Cocker Spaniel è un cane follemente innamorato della sua famiglia. Adora passare tempo in compagnia, ricevere coccole, attenzioni e giocare con tutti. Colui che riconoscerà come padrone sarà il suo grande amore, al quale dedicherà tutte le sue attenzioni, ma anche con gli altri membri della famiglia non sarà da meno. Sarà sempre alla ricerca di una coccola. Numero 2. Sono dei cani molto socievoli. Questa razza è molto estroversa, non è diffidente con gli estranei ed adora la compagnia soprattutto dei suoi simili. Sarà un ottimo compagno di giochi. Numero 3. Sono dei cani poco rumorosi. Il Cocker, per la gioia di chi abita in un condominio, è una razza che fa sentire davvero raramente la sua voce. Non ha una spiccata tendenza ad abbaiare e il suo istinto di guardiano è molto poco sviluppato, tant'è che accoglierà gli estranei scodinzolando. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora procediamo con i contro di questo cane. Numero 1. Ha bisogno di spazzolature molto frequenti, soprattutto nel primo anno. Il Cocker ha bisogno di una certa cura. Tenete conto che almeno una volta alla settimana avrà bisogno di un'intensa sessione di spazzolatura, per cui è importante abituarlo già da piccolo, facendo in modo che lo prenda come un gioco. Numero 2. Sono dei cani particolarmente testardi. Questa razza è tanto dolce quanto testarda, per cui è importantissimo fargli capire fin da subito la vostra autorità, per non sfociare in futuro in atteggiamenti sbagliati e ribelli. Numero 3. Il Cocker Spaniel è un cane che ha bisogno di praticare tanta attività fisica, di correre, annusare ed esplorare. Non per niente è un ottimo cane da tartufo e un buon compagno di avventure per praticare il dog trekking. Per cui, se si decide di adottare questa razza, è importante tenere a mente che non basterà farlo uscire solamente per fare i bisogni, altrimenti soffrirà e trasformerà la sua frustrazione in comportamenti distruttivi. Nel video di oggi ho scoperto tutti i pro e i contro del Cocker Spaniel. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia la razza da analizzare nel prossimo video. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, ciao!